Allora, quando stai con un uomo non gli devi mai dire questa cosa quando lo incontri, non devi mai dire assolutamente con quanti uomini sei stata. L'argomento può sembrare un po' fastidioso e spinoso, però non devi mai raccontare a un uomo con quante persone sei stata in effettiva, specie se si contano su più dita, di più mani, quindi non vanno su due mani, insomma vanno su tre mani, anche magari più di una mano. Ti consiglierei di mentire. Ora, perché ti sto dicendo questo? Non perché io sia un maschilista, come molti di voi mi accusano di essere, ma semplicemente perché ti sto insegnando, perché si può dire che ti sto proprio insegnando, ti sto mostrando, perché sei una capra eventualmente, a parlare bene e a dipingere una buona immagine, specialmente all'inizio, quando incontri un uomo, quando ti rapporti con un uomo. Questa immagine che dipingi è di per sé un'immagine, diciamo, attraente. Mentire quindi riguardo a quante persone hai frequentato ti aiuterà a dipingerti in modo angelico, ma al contempo ti mostrerà come una persona altrettanto desiderata, perché sarà la via di mezzo tra una donna troppo vergine, quindi troppo insomma pudica, e una donna insomma troppo eccessiva per diciamo fattori di promiscuità. Quindi in questo caso ti suggerisco di mentire. Mentire implicherebbe dire una menzogna riguardo le tue relazioni passate, ma non proprio riguardo le relazioni, ma più che altro riguardo il quantitativo di persone che hai frequentato. Quindi se per esempio sei stata con 10 uomini, 15, 30, 25, vai al massimo a 5, 7, 8, già è troppo 8, 6 persone, 5 persone, dipende anche dall'età che hai. Se sei una 24enne, una 25enne, rischi una ghettizzazione da parte degli uomini se gli dici con quanti uomini sei stata e questi sono tipo 10. Ti faccio un esempio: nel contesto occidentale, una donna che a 23 anni o 24 anni è stata con molti uomini, purtroppo, dico purtroppo perché a me non interessa, cioè anzi a me fa pure piacere, ma io mi considero una mosca bianca, purtroppo non piace. Piace invece l'idea che ci sia una cosa in mezzo, cioè un numero in mezzo. Magari a 25 anni sei stata con due ragazzi, potrebbe andare bene. Se hai 40 anni e sei stata con 7 persone, è normale, è più accettato. Quindi devi anche rapportarti in base al range di età. Si può dire quindi che è necessario che ci sia un bilanciamento nel quantitativo di persone con le quali sei stata che dichiarerai, appunto rispetto all'età che hai, quindi se hai 50 anni è un conto, se ce n'hai 25 o 30 è veramente un'altra storia. Dunque menti spudoratamente, non avere paura di farlo, tra l'altro il tuo passato mantienilo semi misterioso o quasi totalmente misterioso, così che lui non abbia le idee totalmente chiare. Seguimi qui su YouTube.